Ok, pronto, ora me lo gestisco. Ma che cazzo stai a fare? Cioè, mi sto divertendo con l'una come volo. Io devo fare l'int e tu fai queste cose, cioè io non so, vabbè, Come? comunque. Non è Ok, 3, 2, 1. Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel vostro Jack and Jack 96 che mi dà. Questa volta siamo su Borderlands 2 in compagnia di Evie Bart, ovvero Silvio e vaffanculo, non ti chiamo più Evie Bart. vero Silvio, ok, bella a tutti ragazzi. Cioè, Ovviamente ci ritroviamo registriamo sempre dopo. su Borderlands. Sì, quello che sta di Andrea. Vabbè. Ci ritroviamo su questo cazzo di gioco, cazzutissimo. Siamo arrivati in questa città, che sarebbe la principale del gioco, dove dovremmo fare acquisti, vendere puttane, droga e cazzi vari. E nello scorso gameplay noi gli ho fatto dire una cosa ed adesso lui la voleva dire. Allora, dicevo, perché noi stiamo continuando a registrare. Sì. Allora, vorrei ringraziare dei miei compagni di scuola, che mi stanno supportando per il lavoro che stiamo facendo io e Andrea, e volevo ringraziarli mettendo in descrizione il loro canale. Passateci se volete vedere gameplay a caso, proprio a Bravo, bravo questo commento, bravo. Un applauso per Silvio. Il tuo personaggio ha Ah, fatto i puntini puntini sulla faccia, cioè, proprio nel momento in vedi, cui hai sta. applaudito. Sicura, io sta di nuovo, che cosa sta succedendo? Possiamo andare avanti? Ora possiamo All'onore. andare avanti. Andiamo a parlare con il meccanico. Il meccanico un po' rincoglionito, ma non fa niente. Eccolo. Oh merda! Sei della Hyperion? Ho sentito dire che siete tutti robot e mangiate rottami di metallo e roba del genere. Sapevo che voi macchine mortali mi avreste cercato quando Roland fosse sparito. Se sei qui per uccidermi, forse dovresti sapere che. Non mi prenderai mai vivo, figlio di puttana di un robot! Questo è matto, ma fa ridere un casino. Aspetta un E comunque se secondo. sentite l'imbombo è il televisore di Silvio, ecco. Però mi puoi pure dire se devo abbassare la televisione, No, a me non mi dà fastidio, ma non so se a loro dà fastidio. Ho capito, abbasso. Ecco, abbassa. Fammi abbassare un po' quello di quello. A posto, ora non si dovrebbe sentire più un cazzo. Oh. Hai intenzione di aiutarci col problema di Roland? Ok. Possiamo andare Eh no, dobbiamo prima avanti. Io so parlare con mai lui. di chi sta parlando. Vabbè, Roland gli ha cioè, nel detto che se senso, fosse possiamo andare avanti. No, dobbiamo Andiamo prima parlare avanti con lui. con debatta, Io, il piano trasforma questa città in una fortezza di stupendosità volante Non B. Ho delle celle di carburante qui intorno. Ti serviranno? Oh, ti servirà anche questo Iridium qua. Grazie. Prendiamo i pezzi che gli servono. Cioè, mo' ho trovato una pistola che per ricaricarla te la sbatte in fronte. Ah sì, quella Che che tira, carica! sì, facciamogliela vedere, dai, ricarica. Uè, boom. Prendila qua. È bellissimo. Proprio la realisticità si fa sentire. Qui tanto ha preso tutto Silvio, ma qui stanno tutte missioni secondarie, punti esclamativi, sono tutte missioni secondarie. Secondo voi che Cioè, faremo? Le ora prendiamo? noi. Ovviamente no. Ho sentito che è arrivato da voi un nuovo cacciatore della cripta. Consegnatemelo e sarete ricompensati. Non temere, nessuno ti tradirà. Sei la nostra unica speranza di fermare Jack. E la terza dobbiamo prenderla dal pazzo scatenato di Crazy Earl. Crazy Earl è sempre di Borderlands 1. Cosa Che vuoi? si conosce un po' dell'altro. Compra qualcosa e ti Però. regalo questa cella carburante Ovvio. schifosa. Mi sono marcite due dita Mi solo toccandola. compro. E accetto solo Iridium. I soldi sono Questo. per i pagliacci. È giusto, i soldi sono per i pagliacci, lui è tenatino. Non è giusto. Poi c'è che io mi rendo. Questo messaggio registrato è rivolto a tutti i Crimson Rider in zona. Sanctuary è stata presa di mira da quattro spie a Hyperion travestite da banditi. Si nascondono a Three Yards. Trovatele, uccidetele e cercate di scoprire perché si trovano qui. Questa è una secondaria, ragazzi. Cioè, noi la tiriamo tutte dopo, mentre andremo lì le faremo. Sì. Ma anche no! Beh, ora dobbiamo
dobbiamo davvero trovare Roland. Ce l'hai qualche chiave? Vai a casa di Roland, credo che potrebbe averti lasciato un messaggio. Cioè questa qua sarebbe... no, cioè, sarebbe una cassa misteriosa buffo che noi in un sito su Facebook ci dovrebbe stare. Non me ne ricordo il nome, comunque ci sta. E lì vi potete scaricare i codici per scaricarvi le chiavi per aprire quel baule. Sì, li mettere sugli extra, poi dopo quei codici e avete chiavi infinite, insomma. Ci stanno anche delle applicazioni che... oddio, posso lui va avanti. I miei soldi? Quest'arma non sembra funzionare. Nessun problema. Guarda che stronzo. A me sembra che funzioni. Faccia da matto. Perché? Faccia da culo, si direbbe. Faccia da tutte e due. E dov'è lui? È scomparso, quello là mezzo morto è scomparso. Vabbè. Soldati, attenzione! Ehi, cacciatore della cripta! Se vuoi far parte dei Crimson Rider, sarà meglio che tu sappia usare le armi elementali, non credi? No. Ho appena ricevuto una cassa di nuovissime armi elementali della magma. Vuoi aiutarmi a testarle? Ci vediamo al poligono. Proviamo per prima l'arma incendiaria. Ok, allora qui abbiamo l'arma incendiaria. Che io me la metto. Le armi incendiarie sono molto efficaci contro la... oh, quasi, ti interessa questa? Oh, andate all'inferno, banditi! Ora bruciate fuoco e carne. Che associazione sgradevole. Questo bastardo Hyperion. Abbiamo usato l'arma del fuoco, lo siamo l'arma elettrica. Questa qui che toglie gli scudi più facilmente. Qualche buon colpo da un'arma elettrica fa sparire uno scudo. Questa è l'arma corrosiva, fa male ai ai droni, sì, di meccanici. A meno che tu non abbia... ora proviamo. È l'arma della scoria, che praticamente questa qua si spara addosso al nemico e poi dopo tu spari con un'altra arma, fai ancora più danni. Quadruplo. Passa un'altra arma, sì, e sparagli di nuovo. Vabbè, l'ho fatto, eh. Per fare molti danni devi passare a un'altra, ecco, arma una volta contaminato il nemico. Fatto. Io ho due stanze. E ok. Aspetta, io mi vado a comprare qualche cecchino. Sì, sì, io pure. Non si è mai... cecchino! Cecchino! Ce ne stanno due. Io uno nuovo. Ne stanno troppo. Ma ce ne sta uno che fa danni elementari da fuoco. Un altro che fa 96. Se vuole 96. Il fucile da cecchino della Jacobs. Io ho comprato quello che fa 101 di danno. E io ho il massimo che faceva 96. Sti cazzi della mitragliatrice, quella lì che spara le granate, io la vedo. Ma tu sei della missione? No, no, non della missione, mi sono fatto l'arma. Sì, cioè, io pure, però il massimo che faceva 96. Attore della cripta, entra. C'è un messaggio di Roland per te. Va bene. Ho un bel presentimento. Oh, la chiave. Vai. Grazie a tutto, grazie a tutto. Via. Quelle lavatrici. Le lavatrici stanno sempre in munizioni. Che non lo sapevi? Sempre. Che proprio che stronzata. Cioè, praticamente questa cosa qui è verde. Si dovrebbe aprire, ma no, non si apre. Al momento sei l'unico ostacolo tra questa città e tutto il pianeta, direi. Questo messaggio qui è comunque The Borderlands 1. Oh mio Dio, ha girato la testa a 360 gradi, mamma mia. Puoi usarla per metterci quello che vuoi. Alla deriva. Questa è casa tua ora. Apri? No. Buona fortuna. Qui sta la aquila di fuoco. Venite a Frostborn Canyon o morirà qualcuno. Oggetto missione. Aquila di fuoco, il cacciatore di taglie massacratore. Oh merda, se l'ha preso Aquila di fuoco, Roland è nei guai. Devi andare a Frostborn Canyon e salvargli il culo. A me arrivano in ritardo le voci. Se Roland è stato catturato da Aquila di fuoco, è in pericolo. Sei l'unico che può fermare Jack.
ma Roland ha un piano per vincere e conosce il modo migliore per colpire al cuore l'Hyperion. Ok, hanno finito di parlare, ok, posso parlare con Claptrap. Parlami, baby! Tira piedi! Vieni qui! Il tuo padrone ti chiama! Questo adesso fa ride. Mi hai aiutato a raggiungere Sanctuary, tirapiedi! Questo che dice Claptrap. Meriti una ricompensa! Ho un nascondiglio segreto molto ma molto distante da dove sono. Per trovarlo dovrai superare una serie di terribili sfide. Per prima cosa, raccoglimi delle rocce marroni. Poi sì, sì, sì. C'è uno skeg duro. Sì. Quindi ruba il bastone perduto di Mount Schuller. Poi sì. Dovrai portarmi la testa del distruttore di mondi. Sì, vabbè. Poi dovrai ballare per farmi divertire. Balla, balla, baby. Poi ti vedi qua dietro. Oh mio Dio. Super segreto sia caduto in pezzi, rimanendo completamente. Te lo sei meritato? Oh, dove vai? Lei dà 5, è deficiente. Oh, e 5. Oh, questo va con la mano su. Cazzo, che frega. Oh, oh, e te fermi. Oh, gliela trovo con la moto. Alla fine, io ho dato 5. Ma io ho la spada, quindi credo che sia mosso. Ah, comunque nascondiglio, controllo, e se ci mettiamo dentro qualcosa possiamo prendere anche quegli altri personaggi. Voglio mangiare i tuoi bambini! Sì, vabbè. Il potrebbe farti male. Non fare danni. Ehi, i ragazzi di Roland hanno beccato questo stronzo Hyperion che cercava di entrare in città. Sembra che gli abbiano rovinato i polmoni. Deve essere operato subito. Vieni qui, mi farai da assistente per l'intervento. Va bene. Bene, fai una piccola incisione appena sotto lo sterno. Ma fai attenzione, non vogliamo toccare l'arteria coronaria. Va bene, lo faccio subito. Chi è? Abbastanza vicino. Già finito? Un frammento di Iridium, ma quante volte devo dirvelo, idioti? Non ottenete superpoteri ingoiando questa roba. Quel frammento non va bene per il mercato nero. Non è ancora stato raffinato. Probabilmente potresti portarlo a quella tipa dall'altra parte della città. È molto presa dall'Iridium quando non è occupata a tirarsela perché ha un dottorato vero. Oh, e fammi sapere se cerchi del lavoro. Ho delle cose da farti fare. Questo c'ha lo stesso capello di Scooter. Oh, che Dio mi sia testimone. Un giorno troverò una... E basta, suonavo a sti cazzi. Cioè, se noi veniamo qua veniamo. Già 13 minuti passati nel sentire le chiacchiere di quello. Comunque ragazzi, questo qui sarà un gameplay completo e faremo tutte le missioni, fotte sega proprio. Buondì, Bull, di Mong, che brutto nome. No, mi piacerebbe trovarne uno migliore prima della stampa del almanacco. Portami un paio dei loro mucchi d'ossa, ok? Scoprirò qualcosa sulla loro dieta e mi vedrò un nome più orecchiabile. Tu non hai visto niente, vero? Sì. Comunque, se questa quantità è un sacco di soldi, ti do un po' le armi, dammi due. Sì. Un po' di soldi glielo ho dati. Ok. Allora. Ah, sì, io ho pure un gettone duro. Aumento l'energia massima. Allora, poi dopo le missioni... Sento. Abbiamo già scelto a che servono, sì. Sì, credo. Ma manda a parlare con la Tannis, va. Come dicevo, Roland, ora che Jack ha la chiave della cripta è solo questione di tempo prima che la apra. E mi serve un nuovo ventilatore. Il laboratorio puzza di pancetta. La pancetta è per leccapiedi e prodotti dell'incesto. Cioè, l'ha scritto bene. Vabbè, qui... che ci vuoi fare? Pazzamente intelligente o pazzamente intelligente, cioè non si sa che cosa. Dottore
storie di pazzia scientifica che puoi solo immaginare nei sogni o nel mio letto, offerta sempre valida, ho dedotto che Jack, la chiave della cripta e l'iridium sono collegati a un livello più profondo. Torna pure quando hai bisogno di curarti. Sembra che tu non abbia paura di un po' di tetano. Ah, sì, fa le canzoncine, facciamogli sentire, va. Intanto mi è arrivata un'email. Non parliamo di. Sei in grado di fare un buco come un proiettile, ma non è un proiettile. Io no. Ho visto delle ferite strane che provengono da Treehorns. Vai laggiù e scopri. Guardate le missioni che ci abbiamo adesso. 4 missioni. La usa un mio vecchio rivale, il dottor Mercy. Non farti ingannare dal nome. A differenza di me, mi interessa più aprire ferite che richiuderle. Inoltre, diversamente da me, è davvero laureato in medicina. Senti Claptrap. Troppo forte. Balla anche Silvio, guarda, te. Ok. Allora, mi vorrei cambiare la testa, vediamo un po'. Ah, beh, questo qui è semplice. Questo è figo. Ok, visto che già sono 16 minuti e non ho fatto niente, io direi di andare a fare non la principale, andiamo a fare assassina agli assassini, dai. Muoviamoci. Ah, sei nel menu tu, ok. Ok, può andare. Mi salto il caricamento, ragazzi. E chi c'è qua? Siamo ritornati. Siamo ritornati? Più casati che mai. Questo è un tipo di bomba che sta meglio del mio. Davvero, fa vedere? Ah, l'hai comprato tu, ok. Questo qui dovrei confrontarlo. Il 25 del 14, non vedete. No, ma tanto schifo. Ah, che bello, questo passo usa la bomba e glielo lancia in faccia ai nemici. Come la pistola. Io c'ho un nuovo scudo. Se ti interessa ti do quello mio vecchio. Tiè. No, tiè. No, tiè. Ma lo prendo io. No dai, sto scherzando, tiè. Un mega fibra. No, non è più male, solo voi bene. Ah, vabbè. Armi! Ho quello che. Guardate poi quanto è sexy questa pistola tutta. Yeah, ok. Assassina what? Con una pistola. Ce l'hai le pistole anche? No, c'ho cecchino. Ce l'ho io una pistola. Cioè fammi uscire da me, ci pongo. Vabbè. Certo. C'è sta un cadavere che ci rallenta, ci passo sopra. Assassina gli assassini. Yeee, yeah, gioco di parole. Sto salvando. Ok, non più. Mi risalta un altro caricamento. Ok, lì è chi c'è. Ok, lì è chi c'è. Allora mo apprende anche quest'altra missione. Che intanto ce ne avevamo già poche. Ma cosa sono rimasto per fare? Inizio del messaggio preregistrato. I Bloodshot ci stanno uccidendo! Fine del messaggio preregistrato. Mazzao! C'è dell'energia! Hai trovato l'Happy Pig Motel! Ehi, i Bloodshot l'hanno spazzato via dopo che Roland li ha cacciati da Sanctuary. Potresti riuscire a riaccendere tutto se attivi quella pompa a vapore. Vabbè, io non pompo. E pompe, Cavoli, non funziona nemmeno la pompa a vapore? Capisco. Parlerò lentamente così riuscirai a capire. Pronto? Quell'affare è proprio a pezzi. Beh, ti conviene recuperare dei pezzi di ricambio dalle altre pompe vicino al motel. E aspetta. Andiamo a fare prima quelle più lontane, quella più vicina lasciamo per ultimo.
un condensatore funzionante. Basta che apri la scatola dei fusibili e te lo prendi quel coso. Se perde copro da qua tu. Sì. Sembra che il condensatore della pompa a vapore l'abbiano mangiato gli skeg. Ammazzali finché non lo trovi. È arrivato? No, quello no. Eccolo, eccolo. Okay. Beh, quello sembra proprio il condensatore che stavo cercando. Ehi, domanda al volo. È strano che io noti quando raccogli qualcosa? Lo sapevi che posso spiarti in bagno? Aspetta, è strano? Voglio dire, la cosa di spiarti in bagno per pura amicizia. Beh, comunque sia, vedi di inserire qualcosa. Sto qua per l'azione, ma non fa niente. Vabbè, sono dettagli. Ok, eccoci al secondo. Hai dannati Bully Mong. Vabbè, sì. Ok, non so. Ah, hai trovato la scatola del cambio, eh? I cosi sono il cacio sui maccheroni, diciamo da queste parti. Forza, salissimo. Lo sappiamo sul mondo. Ok, ne manca uno solo. Che sarebbe? Ah, questo qua ci doveva arrampicarsi, sì. Sì, vabbè, non ho capito quello che cazzo ha detto, però vabbè. Ah, sono usciti, vabbè. Queste pompe usavano una tecnologia. Non muore, vabbè. Fino a fa... Ah, mo c'ho tre armi, giusto? Sì, ce l'ho anch'io la pistola comunque, adesso, sì. Devo scendere? No, no, dai, ce la faccio. Solo col cecchino io ammazzarlo, ok. Oh, 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 aspetta, colletto Iridium, dai. Ora devo andare a ricostruire tutto il resto. Sembra che tu abbia a me mi lasci qua. Sì, li lascio lì. Inserisci quei cosi a banana e il tabellone delle inserzioni sarà carico come un... Sì, a banana, lo so, è doppio sensista. Quasi fatto, tu poi dopo giri la valvola. La bomba è pronta a partire. Ora accendila e goditi lo spettacolo. E intanto io consegno. Quel tabellone delle inserzioni dovrebbe avere energia o... Ehi tu, i Bloodshot hanno appena menomato il mio ultimo corriere, Dino. Ti pago se spedisci questi pacchi abbastanza in fretta. Prendi i pacchetti quando sei pronto per consegnarli. Ti interessa sto scudo mio qua che mi sono appena tolto? Ok. Adesso dovremmo fare anche sta missione qui. Però devo... Allora, tu ti dico io appena ti prende i pacchi. Facciamo questa missione e poi dopo salutiamo. Aspetta che... Aspetta. Sì, sì, intanto andando a prendere la macchina. Ma qua ogni volta che vedo un rivenditore di armi c'è la pompa migliore. Ma il tuo te lo sei tolto? Quello del tuo precedente? Cioè, ce l'ho ancora nell'inventario perché... me lo fai vedere se è più buono del mio. Ma non so, ne metto qui perché... Allora, vedi un po' che fa. Allora, però non ti riprende perché se non devo riprendere. No. Allora, c'avevo... Madonna quanta roba che c'avevi. Allora, questo qui fa schifo, questo qui no. È buono il secondo, è buono. Questo qui. Me lo posso pigliare? È quello là che il... questo qua è quello che... Aspetta, se poi ti prendi questo qua che è più potente. Però a me non mi viene. Sì, grazie. Ok.
questo qua è più potente di questo. Però. Però quella mi dice. Volevo vedere se te ne accorgi, mi tieni. Fammi sapere se qualcosa cattura la tua attenzione. Non me ne avevo in più. Vabbè, io ce l'avevo tutti quelli là che c'avevo, te l'ho dato. Arrivederci, amico. Non me ne avevo in più. Questo qua ti interessa? Chi è? Questo. Oh, è esattamente uguale al mio. Ammazza. Puoi sempre fidarti della tua arma. Confronto con quello mio, molto più potente. Oh, questo qua c'è il tuo nuovo attrezzo. No, però aspetta, allora. C'ho così che sto molto meglio. Andè, ma ti dia preso un cestino che sto giocando in. Sì, perché mi serve a me. Mi serve a me. Me l'ha posto le doggi. Tiè, tiè, ti do quello da 101. Però io ho spesi i soldi. Ho capito, io so quella da 121 ho fatto prima io. No, ma poi prendo tutta di una torta. Non fa niente. Vabbè, allora, visto che sono già 26 minuti di gameplay, io devo andare pure a mangiare, quindi cioè, facciamo così. Chiudiamo adesso qui il video. Vabbè. Non è che abbiamo fatto un granché, lo so, però dai. Purtroppo i minuti passano in fretta. Vabbè, e tu devi dire qualcosa? No, niente. Ok. Allora facciamo così, chiudiamo in bellezza, facciamo un bel duello. Aspetta. Tu sei distratto con i duelli. Vabbè. Sistemiamo la faccenda. Non mi hai colpito. Sì. Silvio, oi, Silvio, ehi, vedi che Silvio è casciato, ci scommetto le palle, e mi sa tanto, vabbè, comunque allora ragazzi, visto che Silvio è casciato, niente, vi saluto io, lui, vabbè, facciamo finta che vi ha salutato, quindi niente, ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao ragazzi, e saluto anche a Silvio che è casciato, ciao ragazzi.